Ben ritrovati amici di tuttobari.com, il Bari vince e convince. Abbiamo chiesto ai tifosi biancorossi quale potrebbe essere l'antagonista di questa squadra. Andiamo! Forza Bari! Questo grido raggiunge il cielo, ogni volta che scendi in campo, entusiasmi tuoi. Tutti e nessuno, tutti e nessuno. Il Bari quest'anno sicuramente andrà in B perché insomma l'organico è di un certo livello. Gli acquisti sono stati fatti inizialmente, no, c'è stato qualche errore. Però poi successivamente sono ripresi, hanno acquistato 3-4 giocatori che sicuramente faranno la differenza. Cosa le sta piacendo almeno in questo inizio di campionato di questa squadra? Mi sta piacendo innanzitutto l'allenatore, che effettivamente è un allenatore serio, si vede ben preparato, è un ex giocatore, insomma. L'unico rammarico mio è Antenucci, che non riesce a decollare. Se Antenucci deciderà un giorno di decollare, il Bari farò lo stesso campionato della Ternana dell'anno scorso. Ma la forza, il gruppo che sta facendo la differenza, questi ragazzi, speriamo che sia la volta buona quest'anno di andare in questa mitica Serie B per poi puntare in alto. Il calciatore simbolo finora? Simeri, Simone, mamma mia, davvero top. Comunque pensiamo a vincere domenica, perché è la seconda. Comunque il campionato è presto ancora, quindi ci vuole un po' di tempo ancora. Secondo lei, se dovesse dirmi una squadra, quale bisogna temere secondo lei? Ma quella che giocherà domenica il Bari. La Turris. La Turris la vedo una bella squadra, una squadra completa con degli ottimi giocatori. Il Bari comunque è un passo in più. La grinta, il gioco e la squadra, ecco, il gruppo, si è formato finalmente un gruppo. Il Foggia. Di Zema e basta, almeno penso che il Taranto gli darà fastidio. Quindi teme il Taranto? Sì. Non guardiamo il principio, è il dopo. Resisteranno? O faranno come gli altri anni? Però finora cosa le sta piacendo, diciamo? Niente, non le piace. Non si vince con un tiro. Con un tiro vinco, e non è così. Secondo lei quale potrebbe essere l'antagonista di questo Bari? Il Palermo forse. Quindi lei teme il Palermo? Tutto mi piace, sì. Anche l'allenatore, un po' tutto, il gioco anche si vede. Tutto mi sta piacendo, ho visto la partita, l'ho vista quando è stata domenica, sì. Alla televisione, quindi abbastanza tranquillo. Quindi è ottimista? Bene, ottimista? Sì, sicuro, quello è sicuro. Ma onestamente non la vedo. Vedo che il Bari è abbastanza organizzato. Forse il Monopoli che è paesano. Nessuno. Siamo più forti. Può essere il Foggia, Monopoli, perché non vedo l'Avellino. È un po' il Catanzaro. Ma secondo lei chi può essere l'antagonista? Non ne frega niente. No, vabbè, ci potrebbe essere. È il Bari stesso, l'antagonista del Bari. Va bene, io mi auguro che sia la volta buona. Io sono un appassionato, un tifoso. Purtroppo il Bari è come la donna a cui si vuole bene. Ti mette le corna, però purtroppo. E questo è un dolore. Ma che ti devo dire? Pensavo il Palermo, pensavo il Messina, pensavo che altro sta? Catanzaro, ma effettivamente sono poca cosa. Se non vince quest'anno, li prendo 1-1 e li faccio nei rini.